Grazie a te, anche stamattina siamo insieme, grazie siano rese al Signore, che possiamo condividere insieme la sua parola. È un'occasione speciale, un'occasione migliore. Ho detto un'altra volta, lo voglio ripetere, quando dico così non voglio dire giusto per dire buongiorno, voglio dire perché prima di venire qui il Signore mi ha dato già quello che dobbiamo condividere. Allora vuol dire che io già ho fatto una buona colazione secondo la guida che mi dava lo Spirito Santo. Allora prima che noi la condividiamo già una bella fetta me la sono mangiata. Cioè come quando uno cucina, prima che la porta a tavola già assaggia, assapora e se la gusta. Prima che andiamo avanti vogliamo cantare un bel canto che dice tu sei davvero grande o oh Signore ed è l'846 lo cantiamo insieme perché Dio è grande veramente per tutte le cose che fa pensa un po quante cose fa e quanto è grande perché lo possiamo lodare benedire e glorificare cantiamolo insieme alleluia grazie Signore Noi ci prostriamo davanti a te, O oh Signore, o eterno. Nessuno è sì, è a te, che non c'è Dio sì, fuori di te. Tu sì, sei l'Anfadio, o meglio di te, benché. Noi diamo a te la gloria, O oh Signore, o oh eterno. Gloria a te la gloria oh Signore tu eterno nessuno Richiedi i nostri cantici attraverso WhatsApp al numero 328-873-7893. E se ci scrivi fuori dall'Italia, ricorda di inserire il prefisso più 39. Grazie a te, Signore. Quando mettiamo insieme nei nostri sentimenti, nei nostri ricordi e così via, e guardiamo le grandi opere che il Signore ha fatto in nostro favore, e quelle che ci prospetta ancora di più ci permette di poter dire Signore Tu sei grande veramente. E man mano che passano gli anni si accumulano i nostri ricordi, cioè le nostre librerie, diventano più piene, finché non sappiamo più niente perché perdiamo la memoria. Ma finché c'è la memoria, ogni giorno ci si aggiunge qualche cosa. La nostra libreria si amplia in un modo straordinario. Tanto che possiamo vedere un esempio. Davide nella sua vecchiaia, proprio quando è che non ne poteva più, che stava quasi per partire, si rivolge ancora al Signore e dice: Signore, ma chi sono io? Che tu hai usato tanta benignità in verso me. Non è come quello che dice: Ma faccio un poco eh, il cristiano, poi vedo, faccio un poco dentro e un poco fuori. No, la sua vita vissuta con Dio man mano diventava sempre con uno spessore maggiore di ricordi. La libreria, le memorie si riempivano sempre di più, l'hard disk si completava sempre di più, nuovi file ogni giorno e alla sua vecchiaia sentiva di ringraziare Dio più di quando era partito. Gloria al Signore. Sarà bella l'esperienza della nuova nascita che tu hai gustato, la nuova vita, il soffio divino che ha soffiato su di te, lo Spirito Santo ma man mano che tu esperimenti i suoi interventi nella nostra vita alla fine il Signore veramente sei grande perché fa delle cose, ti indica delle cose ti dà delle strategie, ti obbliga a fare certe cose ti suggerisce a fare altre cose che senza di lui tu non saresti mai poter, non avresti mai, non saresti mai entrato e non ci sono consulenti uguali delle strategie che dà il Signore. Lo vogliamo ringraziare, vogliamo pregare il Signore insieme. Dai, così condividiamo quella bella porzione che il Signore mi ha dato questa mattina, la condividiamo insieme, però abbiamo bisogno che lo Spirito Santo... Prenda la mia mente, prenda il mio essere, prenda il mio cuore, che non mi faccia passare il tempo, giusto? La, la richiesta che faccio io a Dio, ogni mattina, ogni giorno dico, tu mi hai dato una grande occasione di parlare a tante persone. È un grande onore che tu mi hai dato. Signore, ma tu conosci il loro bisogno. Signore, fa che non sia un intrattenimento una perdita di tempo, ma che sia lo Spirito tuo Santo che conosce i bisogni di ognuno, possa attraverso di me, perciò dico, svuotami, Signore, lo dico proprio oh, anche adesso, svuotami di tutto quello che è di me e mettici tutto quello che è di te perché il fratello, la sorella, che siamo insieme figli dell'Iddio Onnipotente, possa far fluire attraverso la parola quell'alimentazione che tu hai bisogno, che solo lo Spirito Santo ti può dare. Però, fratello, ti porto un esempio, sorella, ti porto un esempio. Se qualcuno, un grande chef, ti porta a tavola un bel piatto o un pranzo completo, per poterti sentire sazio sazia devi mangiare perché se non hai appetito allora possono cucinare quello che vogliono ma non te lo gusti perché ti manca la fame Gesù ha detto beati gli affamati e gli assetati di giustizia delle cose del regno dei cieli che vuol dire essere affamati delle cose del Regno dei Cieli? Beh, ti dico un poco qualche espressione che mi succede. A volte guardo un video, leggo la parola, ascolto un canto, me li vorrei mangiare tutti e tre, <ride> come quelli che gli metti sul tavolo il primo, il secondo e il terzo non sanno dove prima devono mangiare. Questo vuol dire avere fame. Avere fame delle cose del Signore e di restare. Con attenzione, con una mente aperta verso lo Spirito Santo per dire: fammi comprendere. Fame vuol dire mentre ascolto questo fratello, mentre c'è questo canale televisivo, mentre sto leggendo la parola, mentre mia moglie mi, da, mi dice un'esperienza che ha fatta, io me li voglio mangiare tutte e quattro. Questo vuol dire avere fame. cioè. Non vorrei perdere niente di tutto quello, perché c'è una parola da qui che mi serve, c'è un'altra parola di là, c'è un'altra parola di là e questa è fame. Allora dobbiamo cercare al Signore che ci dia fame, però ci dobbiamo mettere alla nostra parte. È chiaro che possiamo avere fame, ma dobbiamo metterci all'opera. A volte non abbiamo tanta fame, ma c'è un proverbio che dice, mangiando, mangiando viene l'appetito. Ebbene, cominciamo a prendere quelle cosettine che ci arrivano, man mano ci apriamo allo Spirito Santo e poi sentiamo dopo un breve spazio di tempo che la parola comincia a far presa nel nostro cuore, nei nostri sentimenti, perché va a collegare alcune parti che noi abbiamo già dentro, altre parti che ci arrivano e così lo Spirito Santo comincia a comporre una logica che ci fa scoprire alcune cose che ci edificano, ci fortificano, ci parlano, ci fanno avvicinare a Dio e cominciamo a ringraziare Dio perché a volte c'è un verso che non lo conosciamo, non lo sappiamo interpretare, ci è restato oscuro, tutto un tratto attraverso un passaggio semplice ti arriva la luce di quel verso, dice il oh, Signore, ho sempre pensato, oppure hai un'interpretazione a, a modo tuo di qualche verso mentre lo Spirito Santo ti porta la giusta la giusta comprensione di quel verso, cioè te lo fa diventare pieno di luce, cioè ne scopri quello che vuol dire, perché le cose spirituali sono così, però chi fa tutto questo è lo Spirito Santo di Dio, egli vi ricorderà, egli vi prenderà del mio, ve lo annuncerà, egli vi parlerà, vi dirige, vi convince, vi compunge. Dobbiamo dipendere da Lui. E per dipendere da Lui dobbiamo avere una gran voglia di dire vieni Spirito Santo. Dai, mettiti insieme con me. Vieni Spirito Santo su di me. Vieni col tuo potere. Ti invoco, Signore, sì, se ci sono sporcizie nel mio cuore, Signore, invoco il sangue tuo purissimo che mi lavi perché lo Spirito Santo venga su di me. Se ci sono peccati da confessare, Signore, io li confesso davanti a te, tutti, Signore, in questo momento. Invoco la tua divina presenza, ti invito nel mio cuore, voglio sentire la tua presenza nella mia vita. Voglio che tu mi parli ora mentre sono in tua presenza. Padre Dio, te lo chiediamo insieme. Fin dove arriva parole di vita, fin dove arriva la tua parola, fin dove siamo insieme, signore, dovunque si trova un'anima, un fratello, una sorella, chiediamo insieme che lo Spirito tuo Santo possa portare quella giusta alimentazione, svuotami di tutto quello che penso io e mettici tutto quello che pensi tu, perché possa amministrarlo sotto l'unzione e la guida dello Spirito Santo. Padre Dio, insieme ti vogliamo presentare i bisogni di quanti sono insieme con noi. Sì, tu sei il punto di riferimento più forte. Alleluia, veniamo a te, Signore, perché sappiamo che tu hai delle risposte appropriate alle necessità di ognuno. Intervieni, Signore, abbassa il tuo sguardo di misericordia su di noi. Invochiamo il tuo divino potere, insieme ti diciamo: venga il tuo regno, sì, con tutto il suo potere in mezzo a noi. Venga il potere del tuo regno, e distrugga il potere delle tenebre, sì, le forze delle tenebre, nel nome di Gesù Cristo. Leghiamo ogni forza satanica demoniaca, diabolica ed ogni spirito malvagio che vuole ostacolare l'entrata del Cristo e dello Spirito Santo nei cuori di coloro che cercano il Signore. Sì, perché non ha nessun diritto, nessuna forza estranea, ha nessun diritto quando noi invochiamo la tua presenza, vogliamo la tua presenza, Signore. Perciò invochiamo... Il potere del tuo regno che entri in azione e rilasciamo i tuoi angeli guerrieri per combattere ogni forza nemica che vuole ostacolare l'opera tua nella vita di coloro che invocano il tuo nome, Signore. Sì, Signore, nel nome potente di Gesù e nel nome di Gesù Cristo rilasciamo l'unzione la presenza, la guida dello Spirito Santo, perché possa partecipare, i doni, i frutti e le benedizioni, possa portare salvezza, unzione, benedizione, segni, prodigi e miracoli in mezzo al tuo popolo. Li rilasciamo nel nome di Cristo, sì, Signore, nel tuo nome prezioso, perché tu sei il grande, il grande, il grande. Il Figlio del di Dio vivente, tu sei il nostro Dio e noi ti vogliamo benedire, lodare e glorificare tutti insieme con tutto il nostro cuore. Padre Dio, ti vogliamo onorare nel nome di Gesù. Parla ai nostri cuori, sì, sì, Spirito Santo di Dio, rilascia quella luce speciale che viene da te nei nostri cuori per poter comprendere quello che la tua parola ci vuole dire mentre camminiamo insieme con te. Sì, siamo in viaggio con te verso l'eternità insieme con te. Grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore. Amen. Amen, non dimenticare di dire amen perché partecipi. È come dire ci sono pure io, Signore. Voglio restare a un angolo ma sotto il tuo potere. Gloria al Signore. Di fronte alle difficoltà, guardiamo qualche esempio nella Bibbia. <clears throat> la parola del Signore ci fa comprendere che quando si parla di Egitto è la schiavitù. Quando si parla di Faraone è una figura di Satana che ci tiene oppressi, lui con tutti gli angeli caduti insieme con lui, demoni, spiriti malvagi e così via. Allora, Faraone, Satana, tutti i negrieri che mantenevano sotto schiavitù il popolo erano coordinati da Faraone. E così queste immagini ci aiutano a comprendere le forze sataniche che ci mantengono, ci vogliono mantenere sotto schiavitù, ma il Signore non ha mandato Mosè, ha mandato Gesù Cristo, il suo Figlio, per liberarci e attraverso il passaggio del nuovo patto della Pasqua, di risurrezione, il Signore ci ha liberati e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Quando noi riceviamo Gesù Cristo nella nostra vita non è solo un'azione, un dire sì, è un trasferimento completo dal, dal potere delle tenebre al potere della luce. Dal regno delle tenebre è un trasferimento. Perché noi eravamo morti nei falli e nei peccati, noi eravamo schiavi, noi eravamo nel mercato dove sotto l'oppressione di questo animale, besti, di questa mala bestia. E Gesù è passato e ha detto: Se mi vuoi seguire, io ho pagato tutto per te. Vieni, se tu credi che io ti posso portare a destinazione, lascialo. La tua volontà mi permette di oppormi alla schiavitù che ti vuole mantenere, perché quando noi riceviamo Gesù Cristo passiamo dalle tenebre alla luce. Lui è il principe della luce, cioè il principe vuol dire da dove la luce sorge, la luce spirituale, il principe della vita, colui che produce la vita, il principe della pace colui che produce la pace, lui è la sorgente, alleluia, e perciò quando passiamo da lui le cose cominciano a cambiare, ma siamo ancora in cammino sulla terra. Bene, guardiamo un passaggio che ci parla di come il popolo è venuto fuori e questi esempi ci aiutano a comprendere la nostra posizione attuale. Leggiamo insieme in... Esodo capitolo 14 verso 10. Vediamo questo popolo di Dio che stava venendo fuori, era arrivato già al capitolo 14, vuol dire che un bel pezzo di strada era stato fatto, Dio era già intervenuto nella loro vita, avevano visto il potere di Dio, avevano visto come Dio si era preoccupato di loro, però erano come noi. Il Signore fa un'opera adesso, fra mezz'ora succede un'altra cosa e andiamo in paura. E questi siamo noi, Dio ci deve aiutare. E quando Faraone si fu avvicinato, i figliuoli di Israele alzarono gli occhi ed ecco gli egiziani marciavano alle loro spalle, ondebbero una gran paura e gridarono all'Eterno. Non sappiamo qua veramente se gridavano all'Eterno per pregare o gridavano all'Eterno per paura, perché se la pigliavano pure con Mosè, non era tutta fede. A volte noi quando gridiamo al Signore non è sempre fede, a volte abbiamo paura e gridiamo come se fosse fede, ma non è fede. Dio ci deve aiutare. Mi ricordo quando ero piccolo avevo paura dei serpenti. Quando andavo in campagna per farli scappare cantavo, per farmi sentire in mente mia come se il mio canto faceva scappare i serpenti. Però la paura era tanta. Bastava una lucertola che si muoveva in una siepe, già pensavo che era un serpente. Cantavo ma non era un canto, voglio dire. Era giusto per la circostanza per far scarpare i serpenti. A volte noi gridiamo al Signore ma non è sempre fede. A volte c'è tanta paura dentro. Non so se ti succede a te. A volte ci facciamo animo, facciamo rumore, diciamo parole, però realmente siamo come una foglia che sta per cadere su un albero nel mese di aprile, una foglia vecchia che non è caduta nel mese di novembre, è restata lì però è più morta che viva, e sta per cadere, così è la nostra fede. Ecco gli egiziani marciavano alle loro spalle, non ebbero paura e gridavano all'Eterno. Qui secondo me, questa è una visione mia, Gridavano all'Eterno, ma non per pregare, ma la paura, perché litigavano con Mosè. Se, se avevano fede, dicevano: Mosè, prega pure tu insieme con noi. E invece con Mosè dicevano: Ma che ci ha portato a fare? Non c'erano tombe in Egitto. Mo abbiamo un esercito di 600.000 persone dietro, con i carri, e noi siamo sprovveduti di tutto. Dietro c'è l'esercito di Faraone addestrato alla guerra e noi abbiamo dietro l'esercito di Faraone e davanti il mare, siamo fritti. E allora gridavano all'Eterno. Erano intrappolati. Quando siamo intrappolati pure noi, quando siamo in difficoltà, abbiamo tre opzioni che possiamo fare la scelta. Perché dobbiamo fare delle scelte nel nostro cammino. Arrenderci, che cosa vuol dire? Vuol dire la circostanza che ci arrendiamo e siamo degli sconfitti. Sì, supponiamo che si giravano verso l'esercito di Faraone e alzavano le mani, erano fatti prigionieri. Arrendersi. poi Un'altra, combattere, girarsi a affrontarlo, e manco era facile. Ci sono delle circostanze che non sono facili da superare. Questo il Signore ti sta parlando mo, stamattina: perché attraverso questi eventi, le, le figure che abbiamo detto, Faraone, l'Egitto, l'uscita e così via, vuole parlare per noi al presente, perché noi non abbiamo la difficoltà del mare, ma abbiamo davanti a noi molte volte delle difficoltà che sono uguali a quelle che parliamo nella parola del Signore. Noi se avessimo il mare oggi non avremmo questo grande problema, perché basta prendere una nave di quelle che portano 4.000 persone, 4 viaggi ce ne vanno parecchi, Dio ci deve aiutare. Il problema è che sono altri tipi di problemi che noi abbiamo, che sono una figura anche questi della difficoltà che noi ci troviamo. Arrenderci, combattere. E poi c'è un'altra opzione che per i credenti funziona bene. Però a volte non la riusciamo a far funzionare, ma dobbiamo imparare. Sì, perché dobbiamo scegliere comunque una strada. Confidare nel Signore. Fermarsi. Arrivare fino al limite dove possiamo arrivare e poi dire Signore, qua solo tu puoi. Io ce l'ho messa tutta. Io sto cercando di fare il massimo. Ora Signore, e allora troviamo il riposo. Perché allora che cosa succede? Ci siamo resi conto che non è per noi e cerchiamo il potere divino. Supponiamo che ho un peso di 200 kg da prendere, ci provo, non ci riesco e dopo dico devo rinunciarci, non ce la faccio. A questo punto riversiamo tutta la nostra fiducia nel Signore. Abbiamo sempre tre opzioni, ricordati questa cosa, arrenderci alla circostanza, combattere ma possiamo perdere, oppure confidare in Dio. L'ultima è la migliore. Guardiamo che ci dice il Salmo 37.5 sono passaggi che ci aiutano per incoraggiarci a fare la giusta scelta mentre camminiamo con il Signore. Rimetti la tua sorte nell'eterno. Confidati in lui ed egli opererà. Ecco, quando noi non ce la facciamo o ci accorgiamo che è un po' pesante, Prendiamo la circostanza e la mettiamo nelle mani del Signore. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida in Lui, allora giriamo la cosa. La mettiamo nelle mani del Signore e invochiamo il Signore di intervenire. Dio ci deve aiutare. Guardiamo il Salmo 28 che ci aiuta a comprendere come ci dobbiamo muovere, perché comunque dobbiamo camminare. Salmo di Davide che dice 28,7 L'Eterno è la mia forza e il mio scudo, in Lui si è confidato il mio cuore e sono stato soccorso. Perciò il mio cuore festeggia ed io lo celebrerò col mio cantico. Cosa ha fatto Davide? Ha messo la sua sorte nell'eterno e lui si è messo a lodare Dio. Ho già detto qualche volta, la lode, il canto ci aiuta a venire fuori da grosse circostanze, perché molte volte quando il Signore mette un canto nel tuo cuore è proprio il canto che ti tira fuori. Perché quando tutti apri al canto per lodare Dio la lode che tu esponi verso Dio con tutto il cuore, attira il potere di Dio su di te, entra il potere di Dio in azione, più molte volte di una preghiera. L'Eterno è la mia forza ed il mio scudo, in Lui si è confidato il mio cuore e sono stato soccorso, perciò il mio cuore festeggia. Ed io lo celebrerò col mio cantico. Non abbiamo un altro aiuto. Non c'è un altro aiuto. Guardiamo nel verso 6, ci aiuta a comprendere come si muove un uomo di fede. Benedetto sia l'Eterno poiché ha udito la voce delle mie supplicazioni. Egli è in supplicazione presso Dio e lo comincia già a notare come se avesse già ricevuto quello che sta chiedendo. Benedetto sia l'Eterno perché ha udito la mia voce, delle, la voce delle mie supplicazioni. Leggiamo insieme il verso 7 così. Guardiamo come predispone il cuore quest'uomo di Dio, l'Eterno. Lui, lui espone i suoi problemi davanti al Signore e poi dice: L'Eterno è la mia forza, è il mio scudo, Lui mi difende. In Lui si è confidato il mio cuore e sono stato soccorso. Perciò il mio cuore festeggia e io lo celebrerò col mio cantico. Si mette a cantare, si mette a lodare Dio. Ha, è arrivato ad una certa maturità di fede perché sente nel cuore che Dio non lo può lasciare perché Dio lo ama Dio ti ama non ti può lasciare nella, eh, nella circostanza che sei però tu glieli devi mettere le cose nelle mani se te li tieni addosso poi ti pesano non dobbiamo fare come il popolo di Israele che gridava a Dio solo per paura dobbiamo anche fidarci di Dio, perché ci ama, Lui ha una via migliore di quella che noi possiamo trovare e perciò dobbiamo dire al nostro cuore stati calmo, perché vedrai che il Signore interverrà. Non dobbiamo addormentarci, fare quel poco che possiamo, ci sono delle piccole, dei piccoli suggerimenti che il Signore ci dà, dobbiamo fare quelle piccole parti, ma non più di tanto. Ti posto un esempio, qualche volta c'è qualche sorella, qualche fratello, qualche genitore che ha un figlio e tu senti proprio la voce di una sorella di 80 anni, tutta preoccupata, appesantita con i suoi acciacchi, i suoi dolori, le sue difficoltà e poi c'è il figlio drogato che va e gli chiede i soldi della pensione, se no la picchia e così via e, e, e quella poverina so, fa tutto ancora per il figlio. Fa tutto ancora il genitore per il figlio, però si carica di un sovraccarico che non può più portarlo perché ha già i suoi pesi, poi vuole prendersi pure il peso del figlio. E dico molte volte, il Signore mi guida di dire in questo modo, sorella, fratello, questo serve pure per te. Presenta al Signore la circostanza, ma non ti caricare. Più di tanto, perché tu già hai un grosso peso che è il tuo, la vecchiaia, le difficoltà, i dolori. Ora noi possiamo intercedere, collaborare, dare qualche consiglio, un po' d'aiuto se possiamo, ma non ci dobbiamo caricare dal non dormire la notte per un altro che non si interessa proprio di questo, perché se no vuol dire che noi carichiamo il nostro carico più quello di un altro e io posso portare 40 chili, però se devo caricarmi anche 40 di un altro ci resto sotto, eh, perché Dio a ognuno gli ha assegnato dei pesi da portare. Mediante la fede lo diciamo come se Dio fosse già intervenuto, il nostro soccorso, sì, sì. Dobbiamo esercitare la fede e ringraziarlo perché quello che abbiamo affidato a Lui dobbiamo fidarci che trova Lui la strada come fare meglio. La devi esercitare questa sorella, ti raccomando. Se il Signore ci dà una parola non è per, per leggere una storiella biblica, quando viene la Sua parola deve produrre. La strategia che noi dobbiamo seguire per essere uomini e donne di fede. Dobbiamo avere fede che quando lasciamo nelle mani del Signore una cosa, l'ho lasciata nelle mani del Signore. Quando la preoccupazione vuole ritornare, tu gli devi rispondere, io questa cosa l'ho messa nelle mani del Signore, so che non è mia competenza. Cioè come il popolo di Israele non era competenza sua di aprire il mare. Doveva solo fare piccoli passi di ubbidienza. Dio ci deve aiutare. Torniamo su come si muoveva questo popolo. Esodo capitolo 14, verso 13. Segnati questi versi che ti aiutano, poi quando li vai a leggere, producono fede. La parola del Signore produce fede nella nostra vita. La fede viene dall'udire la parola del Signore perché è una parola viva. Ricordati sempre che l'autore della parola di Dio, lo Spirito Santo, è sempre presente dove sei tu per darti la parola giusta e per fartela interpretare nel modo giusto e per alimentare la fede. Perché la fede è un dono dello Spirito Santo. Gloria si è resa a Dio. Tu quando sai queste cose ti aiuta. Perciò è bella la parola del Signore. E Mosè disse al popolo, non temete, state fermi e mirate la liberazione che l'Eterno compirà oggi per voi. Poiché gli egiziani che avete veduti quest'oggi non li vedrete mai più in perpetuo. Beh, la difficoltà era questa, il mare l'esercito che potevano fare bisogna stare fermi e avere fede e aspettare le piccole indicazioni che il Signore ci dà questi tracciati ci servono perché noi quando ci troviamo nella difficoltà dobbiamo mettere nelle mani del Signore stare fermi e aspettare la guida che il Signore ci dà attraverso lo Spirito Santo. Mosè disse al popolo, leggiamolo, non temete, state fermi e mirate la liberazione che l'Eterno compirà oggi per voi. Non solo vi libera, ma poiché gli egiziani che avete veduti quest'oggi non li vedrete mai più in perpetuo, una parola di fede che viene da parte del Signore. Il Signore combatterà, il Signore combatterà. Guardiamo nel verso 14, come esercitare la fede. Cioè, dobbiamo andare piano piano perché a parlare è facile, quando ci troviamo nelle circostanze avverse, un altro parla facilmente. Tu, forse, stai vivendo una circostanza difficile che per me diventa facile parlarne. Ma non è così, ci troviamo tutti in circostanze, ma che abbiamo bisogno di seguire le indicazioni che troviamo nella parola del Signore. Oggi a te, domani a me, oggi a me, domani a te, ci troviamo sempre con qualche cosa che, ma dobbiamo esercitare la fede nel Signore. Dobbiamo saper mettere nelle mani del Signore quello che noi non riusciamo a fare. L'Eterno combatterà per voi e voi ve ne starete quieti. Questo è stato e sarà vero in tutto il nostro cammino. E il popolo di Dio si esercitava in questo modo. Noi popolo di Dio ci dobbiamo esercitare. Più avanti guardiamo nel libro delle, delle cronache, capitolo... 14 verso 10, secondo Cronache capitolo 14 verso 10, ci dice: Asa gli mosse contro e si disposero in ordine di battaglia nella valle di Zefa presso Maresa. Ma non è questo il verso. Guarda il verso 9 perché c'è un verso che dice diverso. Verso 9, Zera l'etiopo uscì contro di loro con un esercito di un milione di uomini e 300 carri e si avanzò fino a Maressa. Guardiamo al verso 11: ecco, di fronte a una circostanza di un milione di uomini e 300 carri per un popolo come il popolo di Israele che quando la Sicilia è qualcosa di grande. Asa aveva anche lui un bellissimo esercito e forte, però di fronte ad una circostanza avversa, guardiamo questo re come si muove. Allora Asa invocò l'Eterno, il suo Dio, e disse, o oh, Eterno, per te non vi è differenza tra il dar soccorso a chi è in gran numero e il darlo a chi è senza forza. Soccorrici, o oh Eterno, o oh nostro Dio, poiché su te noi ci appoggiamo e nel tuo nome siamo venuti contro questa moltitudine. Tu sei l'Eterno, il nostro Dio, non la vinca, che dice il verso 12 uomo a petto di te. Ah, gloria al Signore. Questo Re aveva forza pure lui, ma lui voleva poggiarsi su Dio. Noi mettiamo davanti a te questa circostanza. Gloria al Signore. Questo è tutto il verso 11. Invocò l'Eterno. Guardiamo il verso 10. No. Verso 11. Bravo. Asa invocò l'Eterno, il suo Dio, e disse, oh Eterno, qui mette nelle mani del Signore la situazione. Quando diciamo mettere nelle mani del Signore la situazione, vuol dire prendere il problema. Il Presentarlo davanti al Signore e noi fare quel poco che possiamo, confidando nel Signore, come se dovessimo fare tutto noi quel che dipende da noi e che deve fare tutto Dio quello che non riusciamo a fare noi. Eh? O eterno, per te non vi è differenza tra il dar soccorso a chi è in gran numero e il dar a chi è senza forza. Soccorrici. O Eterno, o nostro Dio, poiché su te noi appoggiamo, ricordati questa parola: appoggiamo. Quando tu i pesi sono più pesanti di quelli che tu puoi sopportare, li appoggiamo in preghiera, in fede davanti al Signore. Li appoggiamo. Fammi vedere, così ti resta impresso. Quando hai un peso che tu lo vedi che è troppo pesante, che ti sta schiacciando, li appoggiamo in fede e in preghiera nelle mani del Signore. Leggiamolo insieme. Perché su te, il terzo, il terzo ultimo rigo, poiché su te noi appoggiamo e nel tuo nome siamo venuti contro questa moltitudine. Tu sei l'Eterno il nostro Dio, non la vinca. Verso 12, guardiamo. 12, non la vinca l'uomo a petto. L'Eterno sconfisse gli Etiopi davanti ad Asa e davanti a Giuda e gli Etiopi si diedero alla fuga. Asa aveva un bellissimo esercito, avrebbe potuto affrontarlo, ma sapeva che aveva delle grosse perdite di uomini di... e poteva anche perdere. Poggio, vediamo la risposta di Dio quando noi ci muoviamo in fede. Sore, frate, dobbiamo imparare ad esercitare la fede, perché così cresce la nostra fede. L'Eterno, leggiamo insieme, sconfisse gli Etiopi davanti ad Asa e davanti a Giuda e gli Etiopi si diedero alla fuga grazie Signore dove il segreto di questo? invocò l'Eterno noi troviamo spesso, c'è centinaia di volte scritto nella parola del Signore invocare il Signore, invocare il Signore cercare il Signore chiunque invoca il nome del Signore sarà tirato fuori dalla circostanza che si trova. Chiunque. Non andiamo alla fine, cerchiamo di anticipare, di mettere le cose nelle mani del Signore e avere fiducia di Dio. Il Signore, Asa aveva un grande esercito, ma gridò all'Eterno. Leggiamo in Matteo 8:25. I suoi discepoli, accostatisi, lo svegliarono dicendo, Signore, salvaci, siamo perduti. <ride> Questo vuol dire invocare il Signore. Lo possiamo dire con espressioni diverse, ma sempre, sempre dobbiamo andare a Lui. Questi non invocano Dio come lo invocò Asa, ma guardiamo come lo fanno. Leggiamo insieme. Noi siamo discepoli del Signore. I suoi discepoli accostatisi lo svegliarono dicendo Signore salvaci, siamo perduti. Guardiamo nel verso 26 che cosa dice il Signore. Ed egli disse loro, perché avete paura, o oh gente di poca fede. Allora levatosi, sgridò i venti ed il mare e si fece gran ponaccia. Perché avete paura o oh gente di poca fede? Ci sono quattro volte Gesù dice gente di poca fede. Ed è sempre per un motivo che noi cediamo nella fede. Qui che cosa avevano paura? Leggiamolo insieme. La paura, perché avete paura o gente di poca fede? La paura ci porta a venir meno nella fede. È proprio lì che noi dobbiamo esercitare la fede, mettere gridare al Signore. Guardiamo in un'altra occasione dove il Signore dice, nel capitolo 6 verso 30 di Matteo c'è un'altra cosa, orse Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno. Non vestirà egli molto di più voi o gente di poca fede. Qui avevano la preoccupazione. Allora, la paura incide e ci, ci fa perdere la fede. La preoccupazione ci può far perdere la fede. Leggiamolo insieme stavano preoccupati di che mangiare e di che bere e Gesù dice perché state paurosi di che mangerete e di che vi vestirete se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno non vestirà Egli molto di più voi o oh gente di poca fede allora c'è la paura c'è la preoccupazione. C'è anche un altro passo dove troviamo, leggiamo insieme, in Matteo capitolo 14 verso 31. E questi siamo soggetti, sono dei virus che ci attaccano. Gesù stessa subito la mano lo afferrò e gli disse, o oh, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Allora, c'è un altro elemento che troviamo nella parola del Signore: è il dubbio, la paura, la preoccupazione. Ci fa essere persone di poca fede. Ce n'è ancora un'altra che vogliamo leggere insieme in Matteo 16, 8. A volte, quando ragioniamo a modo nostro, perdiamo la fede. Guardiamo insieme ma Gesù accorto se ne disse o oh gente di poca fede perché ragionate fra voi del non avere dei pani? in questa altra occasione quando noi ragioniamo sulla circostanza la vediamo a modo nostro e ci dà la la, 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 il pensiero che non possiamo fare niente più ragioniamo come Marta nel dire a Gesù Signore, ma tu dici di togliere la pietra ma già puzza. Ecco, questo è un ragionamento logico che dà l'impressione sotto il profilo umano che Marta ha ragione perché puzza veramente, ma con Gesù cambiano le cose. Questi quattro elementi ci distruggono e noi li dobbiamo superare con la fede. Quando abbiamo poca fede... Allora abbiamo la paura, la preoccupazione, il dubbio e ragioniamo a modo nostro. Ma siamo sempre come il popolo di Israele tra l'esercito e il mare, che avevano tre opzioni, arrendersi, combattere o confidare in Dio. Viene meno la nostra fede? Ma la esercitiamo, mettiamo nelle mani del Signore e anziché disperderci continuiamo a restare nella Sua presenza. Perché non possiamo fare di più. Dio ci deve aiutare. Guardiamo come continua il cammino di questo popolo in Esodo capitolo 14 verso 15. Ci aiuta a camminare, noi siamo in cammino anche noi verso la terra promessa. E l'Eterno disse a Mosè, perché gridi a me? Di ai figlioli di Israele che si mettono in marcia. La promessa divina cancella tutta la disperazione e lo sconforto. Quale promessa abbiamo noi? Io sono con voi fino alla fine dell'età presente. Gesù ha detto questo, Gesù è Dio. Ora a parlare è facile, ma noi lo dobbiamo mettere in pratica nella nostra vita. Quando ti accade qualcosa, sorella, frate, devi puntare sul fatto che Gesù ha detto che non ti lascia. Non è che devi abbandonare tutto e ti chiudi come un riccio o a riccio e non ti interessi più di nulla, no, ma non devi arrivare all'esasperazione, devi considerare la cosa. Gesù ha detto che non ti lascia. Dì ai figlioli di Israele, dobbiamo eserci muoverci esercitare la fede, continuare il cammino. Perché quando restiamo fermi peggioriamo la situazione. Sì, sì. Se ti fermi in una galleria succede un disastro, è vero che non vedi tanto, però se ti fermi con la macchina invece per fede si continua a camminare e usciremo fuori dalla galleria. La strada non è tutta galleria, però dobbiamo esercitare la fede quando non vediamo. A volte entriamo nelle gallerie che sono scure, che facciamo ci fermiamo? È un piccolo tratto, affrontiamolo e passiamo dall'altra parte. Sore, questo ti serve stamattina, perciò il Signore ti sta parlando. Stai attraversando una piccola galleria. Persevera nella fede, non perderti di animo, cammina, conta su Dio. Perché Dio è fedele. La promessa divina, la promessa di Gesù Cristo è che sarà con te fino alla fine dell'età presente. E poi ci raccoglie in gloria. Noi abbiamo come base l'eternità senza fermarci, senza fermata, è un ciclo continuo. Gloria al Signore. La promessa divina cancella tutta la disperazione e lo sconforto. Guardiamo nel verso 16 che ci aiuta in questo cammino di fede, perché ora ci siamo noi che camminiamo, non è più quel popolo, questo è un tracciato che ha fatto Dio per incoraggiare noi, e tu, diciamo se, alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo, e i figlioli di Israele entreranno in mezzo al mare a piedi asciutti, cammina, perché anche in questa circostanza, Faccio vedere a te e ai tuoi nemici che io sono, verso 18, leggiamolo insieme. In alcune circostanze, noi vediamo la mano di Dio, coloro che ci circondano, i fratelli, le sorelle, anche chi non crede in Dio, dice: Ma sicuramente è la mano di Dio, non può essere diversamente. Avevo un amico rappresentante che ci condividiamo molte volte. Io dico sempre se il Signore vuole, il Signore ha fatto questo, il Signore ha fatto quello. Un giorno gli ho detto, ma non ti pare che esagero quando dico il Signore ha fatto questo, il Signore ha fatto quello? Lui mi ha guardato in faccia e mi ha detto, tu lo puoi dire. Ho detto perché lo posso dire. Tu lo puoi dire perché io quando ti ho conosciuto... Avevi un furgone prestato, avevi un grembiule blu che scaricavi e non avevi niente. Oggi se hai un'azienda che funziona e ci sei dentro, è il risultato che Dio ti ha aiutato, perciò è una testimonianza. Noi lo possiamo dire quando camminiamo col Signore, perché quando onoriamo Dio, Dio onora noi. Gli egiziani sapranno che io sono l'Eterno quando avrò tratto gloria da Faraone, dai suoi carri e dai suoi cavalieri. Cioè, molte volte Dio, attraverso le difficoltà che noi viviamo, ci fa scoprire quando è grande il Signore, fa scoprire quando è grande che se non interveniva Lui eravamo restati fritti ci fa scoprire la mano potente di Dio ma non solo ma anche quelli come ho detto prima il rappresentante che ho detto prima l'amico mi ha rincuorato nel fatto che io pensavo di essere per lui forse arterio arterio-sclerotico nel dire sempre il Signore il Signore, il Signore lui mi ha detto no tu lo puoi dire perché io sono testimone che Dio Veramente ha operato con te, veramente ti ha aiutato, perché io so dove eri e so dove sei arrivato. So le difficoltà che hai avuto e so a che punto ti trovi. E posso confermare che non è capacità tua, ma che Dio veramente ti ha aiutato. Il Signore trae gloria dalle circostanze avverse quando noi ci muoviamo e camminiamo con il Signore. Le circostanze con Dio cambiano. Leggiamo insieme in Giovanni capitolo 11 verso 4. Ci sono delle circostanze che sembrano molto strane, molto difficili, eppure il Signore 11.4, Giovanni 11.4, Gesù. Udito ciò disse, questa malattia non è a morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il figlio di Dio sia glorificato. Gli arrivò la notizia a Gesù che Lazzaro, l'amico di famiglia, che lui era andato a mangiare a casa di Lazzaro, a casa di Maria, a casa di Marta, gli arrivò la notizia che era malato ed era una malattia che lo portava alla morte. E infatti morì. Ma Gesù disse questa malattia non è a morte. Ma come? Con la nostra logica era morte perché era morto. Gesù non era andato, era morto. Infatti quando Gesù arrivò gli dissero se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Ma era morto ed erano passati quattro giorni. Ma questa malattia, questa circostanza, questo momento che sta vivendo la famiglia di Lazzaro, la tua famiglia, la tua casa, il tuo momento particolare, non è sempre un grande disastro. Perché vediamo molte volte proprio nelle grandi difficoltà la mano di Dio che ci viene in aiuto e Dio viene glorificato e si amplia la testimonianza di Dio. Io mi ricordo tanti anni fa quando c'erano le impossibilità di persone che non sapevano più dove portarle, si era sparsa la voce portateli dai pentecostali, perché quelli pregano e il Signore salva, il Signore guarisce, il Signore battezza. Erano fratelli semplici, umili, avevano le mani piene di calli. Quando li toccavi, ti sembrava di aver toccato una tavola, non, erano, non avevano eh, nessuna, però avevano la fede nel Signore. E realmente che cosa faceva il Signore? Operava in un modo potente, manifestava il suo potere. Gli spiritati venivano liberati, gli ammalati venivano guariti perché il potere di Cristo era in azione. Non tutte le cose vengono per portare danno, tante cose. Possiamo aspettarci grandi risultati perché Dio molte volte attraverso delle circostanze avverse ci fa vedere la sua gloria. Noi dobbiamo restare fedeli, noi dobbiamo perseverare. Noi dobbiamo saper mettere con l'aiuto delle indicazioni e degli esempi che troviamo nella parola del Signore. Ci sono dei momenti che dobbiamo dire: Voglio fare come Asa, voglio fare come Anna, voglio fare come Abramo, voglio fare come. quegli esempi ci aiutano a mettere in pratica, ad esercitare la fede e il Signore ci tira fuori, perché Dio è. Lo stesso, Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Quando noi ci muoviamo in fede, Egli opera in nostro favore. C'è un bel canto che vogliamo cantare insieme e l'810 è un inno di vittoria che vogliamo cantare vittoria anche noi. Se, hai, se ti trovi in circostanze avverse e sei come tra l'esercito di Faraone e il mare e ti dà l'impressione che non hai la via d'uscita, Invoca il Signore, cantiamolo insieme. Puoi avere una vittoria oggi mentre siamo nella presenza del Signore, perché Egli è presente proprio dove sei tu. Egli ci parla attraverso la sua parola e suscita la fede attraverso la presenza dello Spirito Santo che è proprio dove sei tu. Alleluia. Egli è l'uomo che ha il potere di camminare sopra il mare che è costruito che può far tacere il mare Nel momento che la tempesta ti vuole affondare Egli viene con autorità e manda la calma Egli è colui fece passare il re camminando attraverso le acque del Mar Rosso fece c'era strada in mezzo al mare perché fra ele potesse passare all'altra riva a piedi asciutti poterlo cantare l'ino di vittoria Lo mio tu non devi temere se ti insegue il faraone. All'altra riva tu passerai, anche tu così canterai. meno di vittoria ogni volta che mare tu dovrai attraversare. Chiama sempre il Signore che ti può aiutare. e nell'ora più difficile ti può vedere. Chiama sempre il Signore perché lui tu passi per il fuoco no, non ti brucerai, e se passi per le acque non annegherai, passa come Israele che il mare attraverso, e nel nome del Signore l'inno di vittoria, sulla riva canto, quando sei davanti al mar e lo devi attraversare, chiama il Signore. lo mio tu non devi temere, se ti segue il farò alta riva tu passerai, anche tu così canterai. meno di vittoria, ogni volta che il mare tu dovrà attraversare, chiama sempre il Signore che ti può aiutare. E nell'ora più difficile ti può vedere, chiama sempre il Signore passi per il fuoco non ti brucerai e se passi per le acque non annegherai passa come israel che il mare attraversò e nel nome del signore il di vittoria sull'altra riva accanto sull'altra riva accanto sull'altra riva accanto Sull Richiedi i nostri cantici attraverso Whatsapp al numero 328 873 7893. E se ci scrivi fuori dall'Italia ricorda di inserire il prefisso più 39. Vogliamo ringraziare il Signore per la Sua parola? Esercitiamo la fede nel Signore perché Dio è fedele. Gesù Cristo ancora risponde e ancora sul trono ha tutto sotto controllo fino ai capelli del tuo capo egli sa quanti tu ne hai e perciò possiamo poggiarci su di lui e continuare il cammino. Ringraziamolo insieme. Vai, preghiamo il Signore. Signore ti ringraziamo che sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. E che attraverso la tua parola tu ci dai le indicazioni che dobbiamo seguire per continuare il cammino e camminare di vittoria in vittoria. Padre Dio, nel nome di Gesù Cristo ti presento ogni fratello, ogni sorella che sta attraversando un momento particolare, fa che lo Spirito Tuo Santo in quest'ora, in questo momento, possa portare la strategia da seguire, mettere fede nel quel cuore, lo Spirito Santo possa attivare il dono della fede per superare questo momento particolare e poter cantare vittoria oggi stesso. Padre Dio, nel nome di Gesù Cristo te lo chiediamo e nel suo nome già ti ringraziamo perché sappiamo che tu hai dato e continui a dare risposte ad ogni cuore che si avvicina a te nel nome potente di Gesù Cristo. Amen. 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 Dio ti benedica tanto tanto. Ti voglio ricordare che puoi avere questi canti e i messaggi che puoi condividere con altri iscrivendoti al numero di WhatsApp li puoi, li puoi prendere anche il numero è 328 873 7893 se sei dall'estero metti il più 39 sempre con 328 873 7893 ti voglio ricordare che li puoi scaricare da youtube cercando parole di vita tv ci sono tutti e man mano li puoi prendere, li puoi condividere, li puoi eh, mandare dove vuoi, perché noi vogliamo che tutti conoscano il Signore, che lodino il Signore, che innalzino e benedicano il Signore. E un'altra cosa che ti voglio dire è il numero di conto corrente postale, perché siamo all'inizio del nuovo mese, abbiamo molti contratti che ancora dobbiamo... Far fronte e pagare, se lo Spirito Santo ti mette nel cuore di esserci di aiuto, fallo prima possibile. Il numero di conto corrente è il 31 25 709, intestato a parole di vita. Dove c'è scritto causale ci metti offerta TV. Metti il tuo numero di cellulare, così ti mandiamo un messaggio di ringraziamento e confermarti che è arrivata la tua offerta. Ringraziamo quanti lo continuano a fare. Dio vi benedica veramente perché è un'opera che il Signore ce l'ha messa nel cuore e noi lo facciamo con tutto il desiderio del nostro cuore e siamo certi che il Signore sta benedicendo anche la tua vita attraverso la sua parola, perché la sua parola quando tu ce l'hai 24 ore al giorno a casa, e abbiamo anche altre, altre province da poter coprire, perciò, se senti nel cuore di esserci di aiuto, il Signore non mancherà di benedirti. Ti voglio suggerire: non basta solo che tu pensi spesso come stai pensando, qualche volta lo devo fare, sii ubbidiente. Se il Signore te lo mette nel cuore, fallo prima possibile perché noi abbiamo delle scadenze man mano che andiamo avanti e dobbiamo rispondere onestamente a quelli che sono gli impegni che abbiamo preso. Ci vediamo stasera, Dio piacendo, alle ore 19.30 per la preghiera e condividiamo un'altra porzione della parola del Signore. Se non hai ricevuto Gesù Cristo nel tuo cuore e non è mai troppo tardi per farlo, prega in questo momento nel dire Signore Gesù. Vieni nel mio cuore, ti confesso di avere sbagliato, di aver peccato, invoco il tuo sangue che mi purifichi e riempimi di Spirito Santo per camminare con te. Se hai fatto questa decisione, da questo momento lo Spirito Santo comincia a darti luce e vedrai man mano che segui, leggi la Sua parola, preghi il Signore. E gli ti indicherà anche una comunità o un gruppo di fedeli o una famiglia per cercare insieme il Signore e condividere ogni giorno le esperienze che tu fai col Signore. Dio ti benedica e ci vediamo stasera alle 19.30. Pace e buona giornata.